Il terribile delitto avvenuto oggi nell'abitazione che affaccia sulla circonvallazione esterna ha sconvolto l'intera cittadina di Villaricca. In tanti conoscevano infatti Teresa Castellone, detta Sisina, la novantenne ritrovata senza vita, imbavagliata e con mani e polsi legati. In quella villetta l'anziana, forse vittima di una rapina finita male, viveva da sola. Chi la conosceva la descrive in ottima salute e molto attiva nonostante l'età, sempre impegnata nel curare il piccolo orticello e le piante in giardino. Una donna abbastanza riservata, ma sempre pronta a scambiare due chiacchiere col vicinato. In molti oggi, subito dopo aver appreso la notizia, sono accorsi all'esterno dell'abitazione, increduli per quanto avvenuto. Alcuni vicini l'hanno vista l'ultima volta intorno alle ore 9:30, poi la tremenda scoperta del genero e la segnalazione del nipote carabiniere ai suoi colleghi. Sul posto, mentre la scientifica effettuava i rilievi all'interno, sono arrivati anche altri parenti in lacrime e l'anziana sorella che ha chiesto di entrare, ma è stata fatta accomodare su una sedia dai militari dell'arma e dagli altri familiari che hanno provato a calmare il suo dolore. Pure diversi conoscenti, poi, hanno atteso l'uscita del corpo dalla casa. Incredulità e sconforto a parte, quello che emerge è la sensazione di insicurezza da parte dei residenti, anche perché l'omicidio tra le mura domestiche è avvenuto in pieno giorno in una zona densamente abitata. A dire brava è troppo poco. Era conosciuta nel quartiere qua? Sì, di Villaricca, io la conosco da quando sono nato. E il quartiere che cosa pensa di questo accaduto e cosa può essere successo? Non lo so. Però c'è paura per la sicurezza adesso, dopo fatto del genere? Non che c'è paura adesso, c'è sempre stata paura. Che non siamo protetti per niente, da nessuno. Sì, di vista la vedevo spesso passare, diciamo. È una persona anziana, tranquilla. Siete rimasta sconvolta da questa notizia? Esattamente, è come fosse una nonna, non so. Perché una persona, diciamo, non è più sicura né di se stessa, né di lasciare neanche i propri anziani in casa, non lo so. Adesso si attende il risultato dell'autopsia che farà luce sulle reali cause del decesso per l'ultimo saluto a Sisina, uccisa barbaramente in casa pochi giorni prima di compiere 91 anni.